26 maggio 2020, bentornati in studio. Sospesa domani, mercoledì 27 maggio, la raccolta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani a causa dell'impossibilità di conferire nell'impianto di compostaggio. Nel giorno di sospensione del servizio non si dovranno uscire i mastelli dei rifiuti. Il sindaco Francesca Valenti ha indirizzato una lettera al presidente della SRR per chiedere la convocazione urgente dell'assemblea con all'oggetto la criticità nella gestione degli impianti. A Sciacca la mensa della solidarietà si è adeguata alle nuove esigenze legate alle misure restrittive, continuando ad assicurare assistenza alle famiglie bisognose della città, seppure con la consegna di pacchi spesa e cibo secco. C'era la voglia di riprendere l'attività in sede e di assicurare un pasto caldo, seppure nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale. Anche i volontari della mensa hanno cercato di sfruttare al massimo lo spazio disponibile, anche quello all'esterno della struttura, per accogliere il maggior numero possibile di fruitori. La struttura va avanti grazie alle donazioni che non si sono fermate neanche in questi mesi, ma che sono sempre necessarie. Chiunque può contribuire. Gli uffici regionali del Dipartimento Lavoro hanno completato l'istruttoria delle 43.880 istanze presentate dalle aziende siciliane per ottenere la cassa integrazione in deroga. Dopo il tour de force delle ultime due settimane, la Regione ha trasmesso 31.791 pratiche all'INPS per il pagamento delle spettanze direttamente ai lavoratori. La parte restante, a seguito di difformità nella presentazione delle domande rispetto alle specifiche richieste dell'Istituto di Previdenza, necessita di un supplemento istruttorio che la Regione ha già avviato da qualche giorno e finalizzato, ove possibile, al recupero del maggiore numero di istanze. Una donna di 43 anni di Licata è stata ferita con un oggetto contundente, probabilmente un coltello o un cacciavite, al culmine di una lite tra famiglie. L'aggressore sarebbe l'amministratore di condominio. La quarantenne è stata trasportata all'ospedale San Giacomo d'Alto Passo. I medici avrebbero tamponato una ferita all'addome e al momento non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per le indagini i poliziotti del commissariato di Licata. Commozione anche a Menfi e Sciacca per la morte di John Peter Sloan, l'insegnante d'inglese più famoso d'Italia e il più amato da tutti. La notizia della morte dell'attore, cantante e comico inglese, diventato noto al grande pubblico grazie al suo rivoluzionario metodo di insegnamento della lingua, si è diffusa molto velocemente in tutta Italia e ovviamente anche in Sicilia, visto che alcuni anni fa aveva deciso di vivere a Menfi, dove abitava con la sua compagna e dove, oltre a insegnare, con una fondazione si occupava di cani randagi. Da Menfi collaborava con il gruppo La Repubblica e L'Espresso, con il Corriere della Sera, la Gazzetta dello Sport e fino a poche settimane fa veniva spesso chiamato per partecipare a trasmissioni televisive nazionali. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Gio Prestia, corrieredisciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.